Ciao a tutti ragazzuoli, sono Petru e Gorel Tanke e questo è il nuovissimo video che faccio, questa volta in Minecraft, nella serie Nella Terra di Steve. Oggi di cosa parliamo? Innanzitutto guardate là che cosa vedete, una costruzione nuova, ma la vedremo tra pochissimo. Andiamo per gradi, prima vi faccio vedere come ho ultimato la nostra farm di pesca. Eccoci qua ragazzi miei, è cambiata da quando l'avete vista l'ultima volta. Chiaramente ho apportato delle modifiche necessarie. Innanzitutto ho dovuto chiuderla, per quanto mi piacesse averla completamente aperta, sono morto un po' di volte per via di quando rimaneva FK. E questo lo potete capire anche dai miei livelli. Ricollegandomi un secondo ai miei livelli, due puntate fa vi avevo detto che avrei incantato l'armatura. Cosa che non posso fare perché non ho abbastanza esperienza per farlo. Di conseguenza lo farò off camera e vedrete le armature già incantate quando arrivo ai livelli necessari, perché se aspetto ogni volta di dover fare la puntata poi dopo rischio di morire come mi è successo. Ma entriamo nella nostra farm. Innanzitutto, qua che cosa ho cambiato? Ho messo il letto, qualche cassa, ho fatto la chiusura anche qua. Qua ho messo la crafting table, eccetera. Come potete vedere qua sotto c'è una tramoggia, c'è un hopper, e capirete dopo perché. Andando avanti qua ho fatto l'uscita in modo che schiacci ed esci, e ci sono le barche che ho utilizzato per muovermi, eccetera. L'ultima volta avevo già parlato di cosa avrei voluto fare qua sotto, ebbene l'ho fatto. Andiamo subito a vedere. Passando da qua sopra vi faccio arrivare direttamente all'edificio qua dietro, che è l'edificio nuovo che ho costruito off camera, che vedevate da là, perché quella è la casetta. Come potete vedere qua c'è una porticina per entrare in questa mini casettina, dove si scende, chiudiamo la porticina, e si entra in questo edificio, dove ci sono tutte le vetrate, come potete vedere là c'è la casa, e c'è questa rail che porta dentro questo muro, dove noi non possiamo andare. E allora scendiamo per capire di cosa si tratta. Innanzitutto vi faccio vedere che il nostro carrellino parte e se ne va, e poi dopo, tra poco, tornerà da noi passando per questo buco. Ed eccolo qui. Che cosa serve? Serve a fare in modo che tutto ciò che pesco, mentre sto pescando, venga portato qua. Ok? In questa specie di spirale di casse. E che finisca pian piano qua giù, in questa stanza che ho creato, dove ci sono tutti gli oggetti. E questi sono gli oggetti che ho pescato a FK e quindi off camera, e che vi faccio vedere. Ho trovato dei ganci, ho trovato dell'acqua, ho trovato degli stivali, delle canne da pesca, tanto pesce, delle selle, alcuni archi, guardate questo, con ripristino, il mio primo arco con ripristino, che poi fonderò a The King, che è l'ultima cosa che gli manca. E poi ho trovato delle name tag molto importanti, dei libri incantati con potenza e indistruttibilità, degli stivali, eccetera eccetera. Sono contento di ciò che ho trovato. Dopodiché, che cosa c'è in questa porta? Si va al tunnel, si va alla ferrovia che porta da sotto la mia farm di pesca direttamente a sopra le casse, per poi farla scendere nella nostra spirale di casse, appunto. Quindi andiamo a vedere, passando da qui. Qua c'è la nostra bella ferrovia che sale e porta direttamente niente po' di meno che dietro al muro, e lì c'è appunto il nostro carrellino. Ma scendiamo e vi faccio vedere come ho fatto a prendere sott'acqua la nostra roba, perché guardate qua che bellezza. Ho fatto un tunnel tutto in vetro, a parte qua che ovviamente non potevo farlo in vetro, perché sennò non ci si poteva appoggiare le cose, che parte da qua sopra, lì c'è la mia farm, porta giù le cose e arriva a quest'ultimo hopper che aspetta soltanto il nostro carrello che venga a prenderlo e lo porti via. È una cosa fantastica, perché questo tunnel subacqueo è davvero fighissimo. E ora ragazzi parliamo di cosa faremo oggi in questa puntata, oltre ad avervi fatto vedere la nostra nuova costruzione. Si tratterà di un tunnel. Un tunnel di che tipo? Un tunnel che scende in profondità, precisamente fino alla profondità dei diamanti, che ci porterà ad un posto, una stanza che creeremo, che sarà la base del nostro mining. Funzionerà così. Noi scenderemo, e una volta arrivati a questa stanza, in ogni direzione ci sarà una miniera che partirà e che andrà in profondità, ok? Per poter minare a tutto tondo. E all'inizio di ogni miniera ci sarà una cassa dove all'interno metterò un diario, dove verranno scritte le caratteristiche, man mano che le troverò, della miniera stessa. Ma ci vediamo direttamente al punto in cui ho scelto di fare la miniera. Ed eccoci arrivati. Come potete vedere non sono andato troppo lontano, e qua vicino ci sono già
alcune miniere in cui sono già andato. Ed è proprio questo il bello, il fatto che il punto in cui creerò la mia miniera è già un punto che ispira il fatto di andare appunto a cercare delle pietre preziose, roba del genere. Lì c'è la nostra casa e noi scenderemo di qua. Lasciamo perdere un attimo questi che sono già dei cunicoli fatti e iniziamo a scavare da qua. Poi rendiamo un punto a caso, tanto poi dopo farò terraforming successivamente, e facciamo capire che scenderemo giù di qui. Ad esempio, da qua. Sarà un cunicolo che scenderà per così, e quindi adesso lo facciamo da uno per uno. Ok. Sarà praticamente una discesa in questo modo, no? Dopodiché, già ho trovato una miniera. Dopodiché la trasformerò in una discesa fatta con la rail, con la ferrovia. E di conseguenza salirò sul mio carrellino e scenderò direttamente giù in miniera, in modo da semplificare il tutto. Ma adesso inizio a scavare, cercando di non incappare in troppe miniere già create, tipo questa. La trovo, la chiudo un attimo. Ci penserò successivamente, ecco. E anche questa. La chiudo con la terra per adesso, ma ci penserò dopo. Adesso semplicemente andiamo verso il basso. Ancora. E cerchiamo di arrivare al punto della questione. Ma ci vediamo una volta arrivati. Ed ecco qua, ragazzi. Come potete vedere, ho scavato un tunnel gigante e non ho, vi dico già, incontrato nient'altro, nessun altro tunnel già costruito dal gioco, quasi fortunatamente. E adesso vi dico che inizio a scavare un po' per così, per creare quella che sarà la stanza vera e propria. Dopo non so esattamente come farò la stanza, come farò i cunicoli che iniziano. Ho tolto la luce, sbagliato. Ho sbagliato, rimettiamola un momento qua. So solo che sarà una miniera gigante che servirà appunto ad avere un punto di riferimento quando vorrò andare a minare, perché alla fine ci sono tantissime direzioni e non mi stancherò almeno non presto di minare nello stesso punto. Per adesso facciamo allora, continuo a togliere questa dannata luce. Per adesso facciamo solo un grande stanzone. Magari nella speranza di già trovare dei diamanti adesso. E poi dopo vi dirò una cosa che mi è stata detta dal buon vecchio amico Manuel, anche detto Black Dragon. Invece di minare e di fare dei tunnel tutti di fianco all'altro, li farò tipo uno qua e uno 2 blocchi dopo. In modo che andando avanti io vedo questi blocchi e questi blocchi e lui veda questi blocchi e questi blocchi. E quindi non c'è uno spreco di spazio. E quindi si vedono tutti i blocchi possibili andando avanti e non guardando 2 volte lo stesso blocco. Adesso sto trovando tra l'altro del ferro, sto scavando un po' a caso per costruire questa stanza. Ma vi dico che magari. Qua rischio di morire soffocato. Vi dico che magari vado un attimo avanti e ci rivediamo tra poco. Ed eccoci qua, ho fatto per adesso una mini stanzetta che non sarà così piccola, sarà molto più larga con tante miniere diverse. Poi deciderò di che grandezza. E ragazzi, io però in questo momento di questo progetto mi fermerei un attimo perché alla fine è ben poco da fare se non iniziare a scavare, pensare alle dimensioni e poi dopo fare i cunicoli, iniziare a dargli un nome e abbellire magari la stanza stessa. Però per il momento non è questo il punto. Voglio chiedervi un'altra cosa prima di concludere la puntata. È arrivato il momento di fare la casa. Perché? È vero che devo ancora fare altre cose, posso andare nel Nether, posso fare tante altre cose. Devo ancora fare a proposito della farm di cacao, che quando siamo andati in esplorazione vi avevo promesso che avrei fatto. E la farò, magari anche nella prossima puntata, non lo so ancora. Però vi chiedo, è o non è arrivato il momento di fare la casa? Io vi dico, è arrivato il momento. Lo so anche io, c'è un ragno, io scappo dal ragno, scappo dal ragno, scappo dal ragno, me ne vado a dormire intanto che vi parlo. E pensavo di iniziare a pensare a quale sarà il progetto della casa che farò e soprattutto a dove farla, perché visto che qua intorno ho fatto tante costruzioni, ho pensato che non lo farò proprio qui. Magari lo farò là dietro, mi sta ancora seguendo il ragno? No. Magari lo farò là dietro, magari lo farò
da un'altra parte completamente, perché non so se l'avete mai vista, se ve l'ho fatta mai vedere, ma là dietro c'è una pianura enorme e sarebbe un buon punto dove farla, anche se sarebbe abbastanza lontano da dove mi sono insediato normalmente in questa serie, in questo inizio di serie. Quindi ragazzi, scrivetemi per favore con l'hashtag io ti suggerisco, che ho già utilizzato in questi due video che vi metto qua, dicendomi cosa mi consigliate di fare, quindi che tipo di casa, se è una casa moderna, una casa vecchia, una casa rurale, quindi con tanti tipi di materiali un po' strani, una casa fatta di terracotta, ad esempio. Quindi scrivetemi il vostro suggerimento con hashtag io ti suggerisco quello che devo fare e il luogo dove farla. Secondo voi se devo farla in montagna, quindi potrei farla, scusatemi, vicino alla torre lassù, oppure da quella parte, oppure andare a cercare una montagna più alta dove farla, se devo farla qui dove già mi sono insediato, o se devo farla nella pianura là dietro, o su un'isola, magari lì davanti, anche se è ancora piccolina l'isola lì, o se devo andare oltreoceano, fatemi sapere e io prenderò in considerazione i vostri suggerimenti. E vi dico che per questa puntata è tutto. So che non ho fatto molto, ma il progetto della miniera, delle miniere, è ampio ma non fattibile qua in puntata, perché sarebbe noioso, è tanto scavare e poco divertimento. Vi dico che nella prossima puntata riparleremo della storia, appunto, della miniera e magari anche della casa, ancora non lo so. Vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mi farebbe molto molto piacere, magari attivate anche la campanellina. E vi auguro una buona continuazione. Ciao ciao belli. Ciao ciao.